Ciao a tutti, io sono Roxy e questo è il mio video preferito di febbraio. Partiamo con i prodotti per le unghie. Non so se questo primo prodotto esiste in Italia da qualche marca, ma ho deciso di metterlo comunque nel video preferiti di febbraio perché secondo me è geniale e l'ho comprato in America. È questo prodotto della CVS e serve per rimuovere lo smalto, ma è senza acetone. La cosa fantastica è che voi aprite questo barattolo e all'interno, non so come farvelo vedere, ma c'è una specie di spugna. È una spugna così. E all'interno c'è del liquido, che è quello che rimuove lo smalto. Voi l'unica cosa che dovete fare, vi faccio vedere io ancora le unghie di Pasqua. Se volete vedere il tutorial vi lascio un link da queste parti qui. E voi mettete semplicemente il dito dentro, girate così. E non ce l'avete più. E passiamo alla categoria, diciamo, trucco. E non so se avete sentito parlare dei prodotti della Elf Cosmetics, ma io ero molto curiosa di provarne qualcuno perché il prezzo è veramente bassissimo. Ne ho comprati diversi prodotti, ho comprato una palette, l'eyeliner, alcuni pennelli eccetera. Se volete una review sui prodotti della Elf ve la faccio volentieri, basta che me lo scrivete tra i commenti. Ma comunque il prodotto migliore ho comprato è questo l'eyeliner waterproof della Elf, che l'ho pagato $2. Allora parliamone, quale altra marca vi offre un eyeliner a $2? Ed è €1,50 o €1,60? Impossibile. E l'altra cosa impossibile da trovare in un'altra marca è che è veramente buono. Cioè, è veramente waterproof, voi ve lo mettete la mattina e dura tutto il giorno, fino alla sera. Io l'ho messo stamattina, ancora ce l'ho, perfetto. E mi piace tantissimo il pennello, perché è questo qui. E che scrive benissimo ed è anche abbastanza duro e non ha troppo prodotto, quindi anche che non siete delle artiste o delle esperte di make up potete fare dalla linea più fina a quella un po' più ampia, diciamo. È facilissimo da usare e lo adoro, fantastico, bravi quelli della Elf. Adesso passiamo ai prodotti per capelli. Il primo prodotto che vi faccio vedere è questa tinta della Garnier, che non è una tinta normale, ma è schiuma, è una mousse, come la mousse per arricciare i capelli, ha la stessa consistenza, quindi per chi non è un esperto, non è un parrucchiere, non è un hairstylist, eccetera, per chi è una persona normale come me, finalmente è facile farsi la tinta, perché prima di questo ovviamente ho provato le tinte tradizionali e c'era la tinta che ovviamente colava dappertutto, mi macchiavo, un'esperienza disastrosa. Invece con questa mousse è facilissimo, perché essendo mousse appunto è veramente facile da applicare. E questo colore mi piace moltissimo perché è nero blu ed è questo qui che ho ed è fantastico, perfetto per me, perfetto per me. Quindi se cercate una tinta facile da fare a casa, perché i parrucchieri costano troppo, Garnier. Sì. Ok, adesso passiamo a questo prodotto che ho comprato online e non so dove si trova nei negozi. Neanche qui, non l'ho visto qui in America o in Italia eccetera, l'ho trovato online e l'ho comprato. Devo dire che questo prodotto costicchia un pochino, però mi ha salvato la vita, perché io ho i capelli che sono pieni di nodi, soprattutto dopo che mi lavo i capelli, quando sono umidi che li devo pettinare, è veramente veramente il panico. Ma questo prodotto qui è uno spray che toglie i nodi in 7 secondi. Voi dite impossibile, e invece funziona. Voi lo applicate, non troppo, altrimenti si vede,
che avete, vi appesantisce un po' i capelli, ma lo applicate e poi aspettate un attimino e poi vi pettinate i capelli, vi rilascia i capelli super morbidi, perché questo diciamo è sul tipo, è una specie di balsamo diciamo, che senza risciacquo, quindi lascia i capelli morbidi, e toglie i nodi ed è anche termoprotettore. Quindi sì, costicchia, ma con un solo prodotto avete tutto. Quindi io ve lo consiglio. Ed è questo così. Unite 7 Second Condition. Io l'ho comprato online su Amazon, quindi Amazon o eBay dovreste trovarlo. Terzo prodotto per capelli che vi faccio vedere è lo shampoo secco della 3SEM. Fino a poco tempo fa io non sapevo nulla sugli shampoo secco, ma poco tempo fa sono entrata in contatto con questo mondo e ho scoperto che ce ne sono milioni di marche e milioni di tipi e che sono veramente utili. Primo utilizzo che potete fare è volumizzante, quindi se vi svegliate la mattina e avete i capelli piatti, soprattutto io a volte mi sveglio con quest'aria super piatta, sono tutti così, tristissimi, mi sveglio i capelli tristi, voi lo spruzzate, aspettate un minuto, poi massaggiate la cute e i capelli riacquisiscono volume. Quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa che fa è rimuove un po' dell'olio naturale dei capelli. Rimuove un po', questo vuol dire che non potete usarlo per lavarvi i capelli. Ma per esempio, se avete la frangetta e vedete che la frangetta diventa un po' lucida, ma il resto dei capelli magari li avete appena lavati o li avete lavati il giorno prima e non avete bisogno di farvi tutto lo shampoo, invece di fare come facevo io quando ero un po' più piccola, cioè vi facevo lo shampoo solo alla frangetta, questa è una soluzione facile e veloce che non vi rovina i capelli tanto quanto farvi lo shampoo. E quindi stessa cosa, lo spruzzate sulla frangetta, aspettate un minuto, massaggiate e voilà, i capelli sono diciamo normali e sembrano appena lavati eccetera. Terza funzione di questo shampoo secco in particolare, ma di molte altre marche simili, è che questo è protettore per i raggi solari e protegge i capelli colorati, quindi se vi tingete i capelli o avete le mesh eccetera e non volete che il colore vi scarichi molto in fretta, quindi vada via molto in fretta, questa è un'altra soluzione. Prima di uscire spray e il colore diciamo dura molto di più. Quindi queste sono le tre funzioni di questo shampoo secco e sono diventata una fan. Adesso passiamo a libro del mese. Allora, libro del mese, adesso sto leggendo Il giovane Holden. Devo dire che è bellissimo questo libro, parla di questo ragazzo sedicenne e delle sue diciamo avventure e disavventure a scuola e con i suoi familiari, amici eccetera, e l'ho quasi finito, ancora non l'ho finito, mi piace moltissimo perché è scritto in prima persona da lui e diciamo è raccontato attraverso i suoi pensieri e ha un sarcasmo che è molto 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 buffo e divertente, anche se è molto negativo a volte, ma comunque è un bellissimo libro, mi è piaciuto tantissimo e quindi ve lo consiglio. Per quanto riguarda invece il film del mese o telefilm del mese, questo mese vi dirò un telefilm che sto seguendo e che mi piace tantissimo ed è Merlin. Che diciamo non è nuovo, ma io l'ho appena iniziato a vedere diciamo. Devo dire che anche se io non sono un amante dei telefilm storici, questo mi ha appassionato tantissimo perché appunto parla del personaggio di Mago Merlino. Però non è la solita storia di lui vecchietto che aiuta Re Artù eccetera, ma è come se un antefatto, cioè di quando Mago Merlino e Re Artù erano giovani e poi sono diventati amici e hanno iniziato appunto diciamo lavorare insieme contro il male eccetera eccetera. Però molto, anche questo è molto divertente, sarcastico in alcuni punti e c'è anche molta azione, quindi non è noioso ed è divertente. E credo che anche se non siete dei fan del telefilm storico, questo vi potrebbe piacere se siete fan del genere fantasy, perché c'è un po' di
incantesimi e magie stile, potremmo dire, Harry Potter, e un po' di creature fantastiche stile Il Signore degli Anelli, ovviamente in piccolo perché ci sono gnomi, effetti, eccetera eccetera eccetera. Quindi provate, se vi piace fatemelo sapere nei commenti. Per quanto riguarda invece le canzoni del mese, ve ne faccio sentire sempre due. Una un po' più lenta, una un po' più ritmata. La canzone lenta che ho scelto per questo mese è quella dei One Direction, Over Again. E fa così. If you're pretending from the start, like this, with a tight grip, then my kiss can make your broken heart, I might miss everything you said to me. Mentre la seconda canzone, che è quella un po' più ritmata, è questa qui dei Mindless Behavior e si chiama Keep Her on the Low e fa così. E basta, questo è tutto per i preferiti di febbraio. Fatemi sapere quali sono i vostri prodotti preferiti nei commenti, che siano di unghie, di capelli, di make-up, libri, canzoni, quello che volete. E non dimenticatevi di iscrivervi al canale, mettere mi piace, commentare, condividere il video con tutti i vostri amici e mi potete trovare su Facebook, su Twitter, su Instagram e anche sul mio blog. Oppure ci vediamo nel prossimo video. Ciao!